questa è un'arte proiettata nel futuro. Un'arte che, dicevo prima, è nata da un manifesto, è un'arte però individuale, è un artista che fa questo manifesto. Perché l'arte rimanga valida anche nei prossimi anni, anche nei prossimi decenni, cosa ci vuole per dare ancora incisività, più forza, per andare al di là dell'individualità e fare in modo che l'opera diventi anche un momento di socialità? Ci vorrebbe un'associazione o una fondazione? Cioè un qualcosa che raccolga delle persone che vadano al di là della condivisione magari di uno stile, di una tecnica, ma che accetti di condividere una teorizzazione, un modo di essere nel mondo dell'arte oggi, ma che lo sarà anche fra qualche anno. Ecco perché è l'importante di mettersi assieme, di ritrovarsi. Ripeto, non per condividere magari la stessa modalità tecnica, ma la stessa idea, perché in questo modo, fra 10, 20, 50 anni, l'opera avrà ancora un senso, perché dietro ci sta non i schiribizzi romantici di un artista, ma ci sta un supporto comunitario e sociale. E capire se nell'arte attuale la mancanza o l'assenza dell'artista rispetto all'opera d'arte può avere un significato. Io direi che in ogni caso l'opera vive di vita propria. Cioè l'artista sempre di più crea, ma è anche allo stesso tempo allontanato dall'opera stessa, dai mezzi che usa per creare quell'opera. Per cui l'opera rimarrà sempre orfana dell'artista, e questo non vuol dire che non sia meno opera d'arte. In diverse opere di Roberto Pedrotti ci sono incise attraverso la macchina degli aforismi, delle frasi. Sembrerà strano così che un quadro riporti degli elementi grafici quasi letterari in un'epoca in cui la parola sta perdendo quasi potere rispetto all'immagine. Però io mi ricorderò sempre che all'inizio del Novecento c'è stato un grande filosofo, Wittgenstein, che dice al giorno d'oggi nella nostra società è impossibile parlare con un linguaggio completo, si può parlare solo per frammenti, per aforismi. Ma questo l'avevo capito già Friedrich Nietzsche. Cioè la nostra società, la crisi della nostra società porta l'uomo a parlare per frammenti, perché è impossibile la completezza. Noi abbiamo ormai, non siamo più uomini completi, siamo frammenti di uomini, per cui il pensiero non possiamo altro che solidificarlo in poche frasi, poche parole. È quello che fa Roberto Pedrotti nel suo operare. Poche parole che mette in riga alcuni pensieri legati strettamente al suo modo di operare. 3, 4, 5 parole, non di più, perché sarebbe impossibile affrontarlo con un libro filosofico, perché non corrisponderebbe alle sue opere, ma alle opere del contemporaneo. Siamo frammentati, abbiamo perso l'organicità, abbiamo perso il legame con questa armonia totale col mondo. A noi ci rimane e all'artista rimane che pochi sussurri. Ecco qua l'importanza dell'aforismo. Ogni parola diventa un microcosmo, diventa un concentrato di idee e di filosofie che è difficile trovare ormai nei lunghi discorsi.
non è per dire breve e bello, anzi diventa più arduo, perché veramente ogni parola è scelta per significare quella cosa. Non è ambigua, non c'è ambiguità. Per cui l'aforisma è proprio in sintonia col modo di operare di Roberto Pedrotti. Quando nel 2014 Roberto Pedrotti stila il suo manifesto per il suo procedere, teorizzando il suo modo di fare arte con le macchine, sicuramente non si era posto il problema di come l'arte possa ancora intervenire sul dato storico. Però invece ci è arrivato lentamente, arrivando a creare un'opera d'arte che ho io alle mie spalle, dedicata a Laoconte, in cui storia, mito e cronaca si coniugano in quest'opera. Noi assistiamo in questo momento a diverse guerre. Il nostro pianeta è sconvolto da ricorrenti guerre che invece che terminare, dopo la Seconda Guerra Mondiale si sperava che non ci fosse nessun'altra guerra, in realtà quotidianamente ne viviamo una. Però questo ha permesso a Roberto Pedrotti di creare un'opera attraverso la macchina, attraverso la propria manualità, per cui mettendo in campo dei saperi come la foglia d'oro di Bizantina Memoria, che ci dà una mano a capire che esiste ancora un mondo al di là dell'aspetto fisico, perché la foglia d'oro, l'oro, ci richiama comunque Dio o comunque l'infinito o comunque la sacralità, e mette in scena una scenografia splendida, ma non intera, per cui anche qua, riallacciandosi al suo manifesto e alle sue frasi incise sulle sue opere per frammenti, perché Laoconte appare scaturito da questo nero profondo, da questo abisso angosciante, per frammenti di corporalità, e racconta di un mito che mai come adesso è attuale. È l'ennesimo mito che racconta questa violenza che non si può, che l'uomo non può travalicare certi confini, cosa che noi facciamo. Per cui quest'opera qua, proprio questo frammento di opera che nasce dalla cronaca, diventa storia e mito per dirci: stiamo attenti, che come il tempo senza tempo dell'eterno ritorno, continuiamo a fare gli stessi sbagli come nel passato, e la testimonianza che questi tempi ricorrono è proprio la validità di quest'opera, di questo mito di Laoconte, che narra di un uomo che ha voluto superare i confini col sacro.